Partiamo dall'apertura di Corriere.it. La sentenza della Corte d'Assise per il processo Ilva, 22 e 20 anni ai fratelli Riva per disastro ambientale, gli impianti confiscati, 3 anni e mezzo all'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, per concussione aggravata, che dice commesso un grave delitto contro la verità. È come vivere in un mondo capovolto dove chi ha operato per il bene viene condannato. Mi appellerò a questa sentenza. Marco, aiutami a raccontare il peso e il valore di questa notizia. Beh, è la sentenza di primo grado di un processo che va avanti da tempo e di un'inchiesta cominciata praticamente 9 anni fa, nel 2012, quando per la prima volta fu ordinato il sequestro degli impianti. L'Ilva è una biografia della nazione, dell'Italia, lo diciamo in molti casi, sì. questa facile immagine. Tra l'altro da tutti i punti di vista, no? Però in questo caso, sì esatto, in questo caso va speso, era la grande industria pubblica, poi è stata privatizzata, e qui i Riva, che sono stati condannati così pesantemente, sono stati protagonisti di quella privatizzazione. Era la più grande fabbrica siderurgica d'Europa nel cuore del Mediterraneo, in quella regione bellissima, la Puglia, che negli anni 60 doveva essere uno degli avamposti dell'Italia verso il Mediterraneo e verso, dopo il miracolo economico, quindi doveva essere il mito dell'industrializzazione del Mezzogiorno, che poi si è capovolto nel disastro ambientale, queste due parole che sono al centro di questa sentenza. E poi il dramma, il lavoro e la salute, no? La contrapposizione, certo, insomma, davvero certo. Raccoglie tutte le forze e le debolezze del paese, la politica, l'imprenditoria. Una contrapposizione tiziana che appunto nel 2012 sembrava quasi un affare di Taranto, e nel 2020 è diventata la questione nazionale, no? Sì. Perché abbiamo contrapposto questi due valori, le riaperture in fondo di questo parlano, l'esigenza di tutelare la salute che viene al primo posto, però anche poi tutto quello che comporta in termini di crescita e di lavoro. Quindi a un certo punto con il Covid l'Italia è diventata un enorme Taranto, se non fosse che, a differenza che sulla pandemia, nel caso di Taranto ci sono delle responsabilità umane, ci sono responsabilità di chi ha gestito quella industria nel corso dei decenni e di chi ha chiuso gli occhi sulle esigenze della salute di quella città. Io non posso dimenticare i palazzi dei quartieri Tamburi e Paolo VI che sono imbiancati di un in modo rosaceo, perché di rosa sono le polveri sottili che il vento spinge dall'industria, dagli stabilimenti. E di rosa non è niente, però quando uccidono in particolare magari i bambini. Esattamente. Marco, per